Eddie, buongiorno. Buongiorno. Senti, ma gli schiavi che fanno? Lavorano mentre leggono? Eh sì, si legge e si lavora insieme, visto? Senti, da quanto tempo lavori nel call center? Dal 2005. Ecco, ma è veramente un lavoro così stressante, sfinente, da sfruttati? Stressante a livello intellettuale sì, perché ovviamente avere a che fare con i clienti tutti i giorni non è facile, però si sopravvive, diciamo. Si sopravvive, gli orari, la retribuzione, l'inquadramento sono da sfruttati o è un lavoro come un altro? È un lavoro come un altro, non è più il lavoro che veniva prima, era visto, cioè quando io sono entrata qui c'erano parecchi studenti universitari che facevano questo per arrotondare o comunque per pagarsi i vizi. Adesso ci sono tanti padri e madri di famiglia che con lo stipendio di qui ci si mantiene le famiglie. Ecco, il tipo di assunzione, che contratto avete? Contratto a tempo determinato e terzo livello. Indeterminato. Bene. E fate delle pause, fate degli orari disumani, lavorate la notte, la domenica? No, il contratto prevede 8 ore lavorative, la pausa segue 6 ogni 2 ore, da determinare come è normale, come prevede la legge. Senti, e poi avete degli spazi anche per, come mensa, come ritrovi vostri, o siete abbandonati in questo ufficio? Vabbè, siamo in una posizione un po' fuori centro rispetto a Pistoia, per cui siamo magari un pochino isolati, però abbiamo il bar aziendale, abbiamo un piccolo spazio all'aperto, non siamo proprio così abbandonati come potrebbe sembrare. Quindi diciamo una grossa differenza fra fare la commessa 8 ore in un supermercato o lavorare al call center, poi forse non c'è. No, non credo proprio. Anzi, forse è meglio lavorare al call center, almeno non hai a che fare materialmente con i clienti a contatto fisico. Oppure a rimettere 8 ore surgelati e le scatolette. Bene, Eddie, io ti lascio al tuo lavoro, ti ringrazio. Niente, ciao e a presto. Ciao.